Sabato 7 gennaio 2023, buonasera dal palazzetto Cheope a Casalgrande, buonasera e buon anno ovviamente, perché questo è il nostro primo collegamento nel nuovo anno qui da Casalgrande, collegamento su Eleven Sports. Siete sintonizzati per seguire tutti i sussulti, tutte le emozioni, tantissimi spunti di interesse che sicuramente non mancheranno di questa imminente sfida che avrà inizio tra pochi minuti in occasione della 12ª giornata del massimo campionato di pallamano femminile, un turno che, come è ampiamente noto, dà anche proprio l'avvio alla fase discendente della stagione regolare, il girone di ritorno appunto. Nicolò Rinaldi al microfono per voi anche in questa serata per seguire insieme questa di sfida tra la Casalgrande Padana, le padrone di casa, e la Yomi Salerno, squadra plurititolata nell'ambito della pallamano femminile in Italia, squadra che al momento staziona al secondo posto in classifica con 19 punti fin qui raccolti, soltanto uno in meno rispetto all'attuale capolista Pontinia, e squadra che proprio poche settimane fa, giusto prima di Natale, si è anche aggiudicata la Supercoppa italiana battendo il Bressanone su Tirol sul campo del Pala Santa Filomena a Chieti. Quindi è una Yomi Salerno carica mille che è arrivata qui a Casalgrande già ieri, quindi le ragazze ospiti che vedete in questo momento sui vostri monitor con la tenuta verde-blu nella appunto parte destra dei vostri schermi. Dicevamo, la Yomi Salerno è arrivata qui già ieri, quindi ha avuto modo di riposarsi ampiamente, insomma, in vista di questo confronto che sicuramente significa tanto per la formazione allenata da Francesco Ancona, una formazione che in caso di vittoria potrebbe issarsi al primo posto della classifica del massimo campionato. Questo è l'intento di Salerno. D'altro canto, la Casalgrande Padana si trova in una posizione di perfetto centro classifica, perfetto perché in questo momento le biancorosse sono al sesto posto con 12 punti fin qui raccolti, 3 punti in meno rispetto agli spareggi scudetto, ma anche 3 punti in più, ecco, rispetto alla zona playout. Perfetto centro classifica, se il campionato finisse oggi le biancorosse sarebbero salve senza appunto passare attraverso gli insidiosi spareggi, ma le prossime sfide, sia quella di questa sera imminente contro la Yomi Salerno, sia anche quelle prossime in questo gennaio a Ferrara sabato prossimo e a Bressanone il 21, sicuramente diranno molto, diranno parecchio su quelli che possono essere, che potranno essere i reali orizzonti della compagine allenata da Marco Agazzani che vedete in questo momento a centrocampo, grosso modo a centrocampo, che sta seguendo con grande attenzione ovviamente gli ultimi scampoli di allenamento della formazione da lui allenata, la Casalgrande Padana, che in questo momento state vedendo riscaldarsi nella parte sinistra dei vostri monitor. 12ª giornata quindi in questo sabato 7 gennaio, abbiamo detto, la Yomi Salerno ha chiuso il 2022 in maniera decisamente felice con il prestigioso successo nella Supercoppa italiana, ma nel complesso è stata una incoraggiante, confortante fine d'anno anche per la Casalgrande Padana, che pur soffrendo non poco ha comunque sconfitto nell'ultima partita del 2022 la Ali Best Espresso Mestrino lo scorso 10 dicembre nell'ultima gara disputata appunto qui al Palacheo per l'ultima gara del 2022, vittoria soffertissima maturata soltanto proprio nei minuti conclusivi dell'incontro, un successo che tuttavia ha permesso comunque alla Casalgrande Padana di blindare il sesto posto e di evitare quindi il confronto, di affrontare in coppa la prima o la seconda in classifica, quindi evitato un quarto di finale contro Pontinia o contro la stessa Yomi Salerno, un quarto che sarebbe stato sicuramente difficilissimo per la compagine ceramica che di quarti
affronterà comunque un avversario niente affatto da meno rispetto a quelle che ho appena menzionato, vale a dire la C Lifestyle Erice. Comunque questi sono temi, questi sono argomenti che avevo modo di affrontare con calma e con il dovuto approfondimento strada facendo durante questa partita, durante questa lunga serata qui al Palacheo, per serata agonistica che avrà la sua conclusione come sempre presumibilmente intorno alle ore 20 con il risultato finale, la sirena conclusiva e il risultato finale. Ormai il rituale è consolidato anche qui al Palazzetto Cheope, da cui vi stiamo trasmettendo in diretta su Eleven Sports. Cogliamo l'occasione mentre attendiamo l'ingresso ufficiale delle due contendenti sul terreno di gioco, cogliamo anche l'occasione per rivolgere un cordiale saluto a quanti ci stanno in questo momento seguendo da Salerno e più in generale da tutta la Campania. La IOMI Salerno ha un pubblico sicuramente molto folto e non potrebbe essere altrimenti, un pubblico molto folto e partecipe in virtù dell'importantissimo blasone che contraddistingue la formazione in blu rosa, scudetti a ripetizione, Coppe Italia, tantissime vinte da parte della formazione campana. Quindi un saluto a tutta la platea di Salerno e dintorni collegata con noi, che in questo momento sta seguendo e continuerà a seguire le immagini del Palazzetto Cheope di Casalgrande. Un saluto anche ovviamente al pubblico di fede biancorossa, al pubblico di appunto Casalgrande, che per un motivo o per l'altro non può essere qui con noi questa sera. Dicevamo un saluto a tutti i sostenitori di fede biancorossa che per un motivo o per l'altro non possono essere qui al Palazzetto Cheope questa sera, ma comunque possono attingere ovviamente anche loro alle immagini di Eleven Sports. Allora, tra pochissimo, come sempre, le formazioni dettagliate, le formazioni che si affronteranno tra pochi minuti. Lasciamo il tempo necessario alla speaker affinché ne possa dare lettura al pubblico qui convenuto in via Aosta e poi saremo anche noi ad illustrarvele nel dettaglio. È una Casalgrande padana che in questa settimana ha vissuto anche qualche momento di apprensione, poiché sono per vari malanni di stagione, ecco, c'era il rischio di avere una squadra a ranghi fortemente incompleti, un rischio che così, guardando a prima vista lo schieramento biancorosso, pare scongiurato, anche se purtroppo per le padrone di casa c'è sempre la pesantissima defezione di Naomi Marquez Habike, il terzino cubano che nel novembre scorso ha purtroppo rimediato un pesante infortunio, un tanto fortuito quanto pesante infortunio al ginocchio, che la sta tuttora costringendo a uno stop che si profila particolarmente lungo, si dice fino a fine stagione, anche se ovviamente la speranza, neanche insomma troppo velata, è quella di poter recuperare, di poter ritrovare in campo Naomi almeno per le ultimissime partite di questa annata agonistica. Non sarà facile, comunque ci si prova, ci si spera sempre. Naomi Marquez Habike assente anche questa sera, peraltro per la Casalgrande padana insomma si tratta di una tegola non indifferente, specie considerando che nel confronto di andata a Salerno, che appunto risale al 10 settembre scorso, la stessa Naomi ha siglato ben 8 reti e si rivelò la migliore realizzatrice dell'incontro. Quindi già questo basta a significare quale fosse il ruolo di assoluta salienza di questa giocatrice all'interno dello scacchiere biancorosso. Comunque è una Casalgrande padana che dovrà imparare quindi a fare a meno insomma di una tra le sue atlete maggiormente rappresentative. Questa è una buona occasione per dimostrare di poter essere incisive, di poter essere concrete anche senza Naomi Marquez Habike. Casalgrande padana che in questo momento viene salutata dal pubblico qui convenuto. Gli arbitri sono Riello e Panetta, stazionano a centrocampo pronti per dirigere questo incontro. Sono le ore 18:30, quindi mancano pochi istanti e poi commenteremo insieme questa sfida.
Casagrande Padana che ultima il suo ingresso in campo con Gaia Lusetti che saluta le sue compagne di squadra e quindi insomma tutto è pronto per dare inizio a questa ennesima di sfida, lo ricordiamo valevole per la 12ª giornata del massimo campionato di pallamano femminile serie A1. E dunque diamo lettura delle formazioni in campo, cominciando per ovvio dovere di ospitalità dalla Iomi Salerno, che si presenta con la numero 2 Eiatne Rizzo Gomez, con il numero 3 Carmela Stellato, con il numero 4 la vice capitana Ilaria Dalla Costa, con il numero 6 Giulia Rossomando, con il numero 8 Giorgia Avagliano, con il numero 9 Rocio Squiziato, con il numero 12 Sara Di Giugno, con il numero 13 Lucila Maria Stettler, con il numero 14 Vladimira Baiciova, con il numero 5 il numero 15 Ramona Vesna Manojlovic, con il numero 18 Giuseppa Napoletano, la capitana, con il numero 22 Giada Chianese, con il numero 23 Daniela Pintu Pereira e con il numero 24 Siriel Lauretti Matos. Come detto, allenatore è Francesco Ancona. E veniamo ora alla Casalgrande Padana con il numero 1 Valentina Bonaccini, con il numero 2 Elisa Rondoni, con il numero 3 Asia Mangone, con il numero 5 Nicole Giombetti, con il numero 8 Francesca Franco, vice capitana, con il numero 10 la capitana Ilenia Furlanetto, con il numero 12 Nadia Ayelen Bordon, con il numero 14 Simona Artoni, con il numero 15 Chiara Rondoni, con il numero 16 Caterina Maria Mutti, con il numero 18 Alessia Artoni, con il numero 19 Marianna Orlandi, con il numero 20 Emma Baroni, con il numero 21 Matilde Giovannini, con il numero 26 Giulia Mattioli e con il numero 33 Gaia Lusetti. Allenatore, come detto, Marco Agazzani. Questi quindi gli schieramenti in campo. Tutto è pronto per dare inizio al confronto. Salerno che parte ovviamente con i favori del pronostico, ovviamente per il rendimento veramente notevole sviluppato fin qui e anche per l'indubbio blasone che sicuramente contraddistingue la formazione ospite, ma ricordiamo anche il precedente dello scorso anno, proprio un anno fa qui al Palacheo, per Salerno vinse ma soltanto di strettissima misura con il punteggio di 37-38. In quell'occasione era il 29 gennaio 2022, la Casagrande Padana coltivò proprio fino in fondo, fino agli ultimissimi secondi, il sogno di vincere o di poter ottenere quantomeno un risultato utile, un sogno che sfumò proprio in extremis, una vittoria che non ce ne voglia il pubblico campano. La Casagrande Padana in quell'occasione avrebbe anche meritato, ma ancora una volta la tenacia, lo spessore anche caratteriale della Iomi Salerno ebbero la meglio, sia pure lievemente. Iomi Salerno che all'epoca era appunto allenata da Elena Laura Avram, che nel novembre scorso ha ceduto la guida dell'organico a Francesco Ancona. Questa è cronaca ampiamente nota a chi segue le blu rosa della Campania. Intanto, per quanto concerne nel dettaglio la cronaca, il primo attacco della Iomi non è andato a buon fine, la palla è andata a stamparsi sulla traversa, non va a buon fine però nemmeno la Casagrande Padana nel suo attacco, che si addormenta con la palla in mano, e in questo modo Salerno può ripartire. Siamo a 1 minuto e 30 secondi dall'inizio del confronto e non ci sono ancora reti da segnalare, sia l'attacco salernitano sia quello biancorosso e non hanno sortito gli effetti che le rispettive compagini desideravano, e quindi ancora nulla di fatto con Salerno. Però in avanti vediamo un'azione particolarmente insistita, ma la Casagrande Padana sa chiudersi molto bene in questo momento, le maglie difensive appaiono davvero efficienti da parte della compagine guidata da Marco Agazzani. Salerno fatica parecchio, ma si apre un varco dall'ala, si è aperto un varco dall'ala con il tiro di Giulia Rossomando, 6 gol nel confronto di andata vinto da Salerno 33-22, ma la palla è andata a stamparsi sul palo, complice anche l'ottimo piazzamento del portiere nonché grande ex di turno Nadia Ayelen Bordon. Riparte Casagrande, ancora nulla di fatto e sono passati quasi 2 minuti e mezzo dall'inizio del confronto, 0-0 ancora
situazione particolarmente singolare, specie insomma conoscendo la notevole dedizione al gol, la notevole predisposizione al gol che caratterizza entrambe le squadre. Vediamo ora cosa si inventerà Casagrande. Mangone, Lusetti, cede l'incombenza Furlanetto, cerca ancora Mangone, Mangone viene contrastata da Vladimira Bajčova, ma ciò non impedisce ad Asia Mangone di mettere a segno il primo gol di questa serata. Quindi Asia Mangone, l'ala casalgrandese apre le realizzazioni, la Casagrande ruba palla di nuovo, può andare contropiede che però viene smorzato con Bajčova che interviene su Orlandi, ma è una Casagrande che ha iniziato veramente bene questo confronto con un'efficace lettura delle varie situazioni di gioco. E quindi 1 Casagrande Padana, 0 Iomi Salerno, e la Padana può piazzare adesso il raddoppio. Mangone Furlanetto, di nuovo Mangone, Lusetti, Mangone da queste a Furlanetto, vediamo ancora Asia Mangone, Alessia Artoni per Ilenia Furlanetto, vediamo Lusetti, un gioco molto ben manovrato, anche se ovviamente non è facile scandagliare l'attenta retroguardia ospite, ma ci riesce ad ogni modo Alessia Artoni che sancisce il raddoppio biancorosso, 2-0. Ma attenzione, il tiro di Ramona Vesna Manojlovic che viene smorzato, neutralizzato in bello stile con grande attenzione dal portiere italo-argentino Nadia Ayelen Bordon, portiere che a Salerno ha vinto per ben 2 volte lo scudetto e 1 volta anche la Coppa Italia, quindi è un atleta particolarmente legata senza dubbio alla compagine che oggi si è presentata qui a Pallacheope per affrontare la Casagrande Padana. Ma ovviamente ora il pensiero, la mente, la concentrazione di Nadia Ayelen Bordon sono più che mai centrate sulla Casagrande Padana, che ora ha subito il suo primo gol in questa partita con la vice capitana Ilaria Dalla Costa, che si è esibita in una conclusione tra le migliori del suo repertorio. 2-1 quindi, ma è sempre la Casagrande Padana avanti sia nel punteggio sia per quanto riguarda la fase di gioco in questo momento. Padana che ha avuto un inizio molto veemente, che sta mostrando fin da queste prime fasi di avere una pregevole attitudine al successo. C'è il tiro di Gaia Lusetti, però c'è l'intervento su di lei di Ilaria Dalla Costa e c'è il rigore a favore della Casagrande Padana. Vedremo chi avrà, ecco, ed è Ilenia Furlanetto che se ne incarica, come del resto succede quasi sempre. Ilenia Furlanetto contro il portiere avversario Daniela Pinto Pereira. Furlanetto alla meglio, il primo rigore di questo incontro è firmato dalla capitana Ilenia Furlanetto, originaria di Pontigna, ma ormai casalgrandese a tutti gli effetti da ormai 10 anni. Ilenia veste la casacca biancorossa ed è ormai a pieno diritto parte integrante di questa realtà pallamanistica della Pallamano Spallanzani Casalgrande, la cui squadra femminile è abbinata da sempre, da quasi sempre, al marchio Casalgrande Padana. Vediamo ora la Iomi, c'è la conclusione astuta di Giuseppa Napoletano, ma da Bordon non si passa, Nadia Ayelen non si fa sorprendere, e ora poteva essere un gol spettacolare questo di Alessia Artoni, ma la sfera si è andata a stamparsi sull'esterno della rete difesa da Daniela Pinto Pereira. Ora c'è Salerno che riesce a trovare la via del gol nonostante l'opposizione di Alessia Artoni. Il gol di Siriella Uretti Matos, quindi le blu rosa accorciano le distanze 3-2, ma c'è sempre la Casagrande Padana in avanti quando siamo ormai a quasi 6 minuti e mezzo dall'inizio dell'incontro. Il primo tempo stiamo trasmettendo su Eleven Sports dal palazzetto Cheope in Casagrande. Un saluto a quanti ci stanno seguendo dall'inizio, ma anche a quanti si siano sintonizzati soltanto in questo momento, siano messi in visione, in ascolto solo in questo istante, osservando una Casagrande Padana momentaneamente in vantaggio sul 3-2. Non va la conclusione di Asia Mangone, smorzata dalla difesa avversaria, e ora c'è il contropiede ficcante ed efficace salernitano, finalizzato al meglio da Giulia Rossomando, tutto da rifare come dicono i commentatori qualificati. 3-3 quando scocca il 7° minuto esattamente qui al palazzetto Cheope. 3-3, ma insomma, almeno fino a questo momento, in quanti ipotizzavano un dominio incontrastato da parte della formazione ospite, sono stati decisamente
smentiti, ma chiaramente è ancora presto, davvero troppo presto per trarre conclusioni affrettate, ricordando anche quello che è stato l'andamento del confronto del precedente stagionale. Intanto Pintu Pereira chiude bene sul tiro di Ilenia, Furlanetto chiude in bello stile. Dicevamo l'andamento della sfida disputata a Salerno al Palumbo lo scorso 10 settembre, la Iomi Salerno si è imposta largamente per 33-22, ma la Padana ha comunque retto bene soltanto però fino al 50esimo. Poi negli ultimi 600 secondi, complice anche la stanchezza da parte delle biancorosse, fiaccate anche da un viaggio lungo e svolto solo in giornata, siamo negli ultimi 600 secondi, Salerno poi preso il largo riportando un'ampia vittoria, ma intanto Ilenia Furlanetto, tornando in cronaca poco fa, ha riportato avanti la Padana 4-3 il punteggio, e è una Padana che sta giocando a viso aperto per davvero, insomma, senza assolutamente farsi intimorire dalle pur rilevanti doti che contraddistinguono le blu rosa venute dalla Campania, blu rosa che ora manovra, attenzione a Ilaria Dalla Costa che con la sua esperienza trova il rimbalzo, la conclusione vincente per pareggiare nuovamente i conti. Ilaria Dalla Costa, la vice capitana, Ilaria Dalla Costa, grande che appunto proviene dalla importante scuola di Cassano Magnago, ma ora in forza alla Iomi Salerno 4-4, e il suo ruolo fin qui nei ranghi ospiti è stato sicuramente prezioso, perché la Dalla Costa ha già messo a segno 2 reti sulle 4 messe complessivamente a bersaglio dalla Iomi. Vediamo ora però l'attacco della Casalgrande Padana con Gaia Lusetti che in qualche modo riesce a servire Alessia Artoni. Vediamo Furlanetto, Lusetti ancora per Furlanetto, non carica il tiro, preferisce servire Mangone. Mangone si fa largo tra le maglie della retroguardia blu rosa, ma il gioco era stato fermato già poc'anzi per un intervento irregolare sull'ala biancorossa nonché della nazionale. Vediamo Furlanetto, carica il sottomano, ma questa volta purtroppo per le casalgrandesi la conclusione, lo spunto non è tra i più felici. Nessun problema di sorta per l'esperta guardiana avversaria Daniela Pintu Pereira. Vediamo ora Salerno, Mangone capisce tutto e smorza questo attacco salernitano, c'è il contropiede con Marianna Orlandi, l'ala di Veggia di Casagrande colpisce ancora, e così quando scocca il 10° minuto la Casagrande Padana guida le danze sul punteggio di 5-4, un vantaggio lieve ma comunque significativo e anche sicuramente di una certa importanza sotto l'aspetto psicologico. Comunque lo ripetiamo una volta di più, mai sottovalutare questa Iomi Salerno, mai sottovalutarla, mai prenderla sotto gamba, mai fare l'errore che le blu rosa si diano per vinte specialmente con così largo anticipo. E non a caso ora è Ramona Manojlovic a siglare il nuovo pareggio, prime fasi altalenanti, prime fasi ricche di proprio sussulti, ma è una Casalgrande Padana che nel complesso sta reggendo bene, molto bene, il confronto con la pur fortissima Salerno. Vedremo come andrà, quindi ci sono veramente parecchi buoni, ottimi motivi per rimanere collegati su Eleven Sports e seguire quindi la sfida che sta andando in scena qui a Palazzetto Keopi in via Aosta, Casalgrande. Furlanetto, vediamo servire Lusetti per Asia Mangone, il gioco viene fermato agli arbitri di Iello e Panetta per combinare un cartellino giallo ai danni di Ramona Manojlovic, giocatrice che sicuramente rappresenta un patrimonio, un autentico patrimonio per la pallamano italiana, non soltanto di Salerno. La Manojlovic per ora si riprende con la Casalgrande Padana in avanti, Mangone, Lusetti, Alessia Artoni Orlandi, vediamo ora Gaia Lusetti, vedremo se inventerà uno dei suoi colpi a sorpresa. Furlanetto sembra interrogarsi sul da farsi, serve Mangone, Simona Artoni viaggia sull'ala, Furlanetto, ma attenzione, ormai si è sul filo del passivo, gli arbitri hanno già alzato le mani, la Padana deve concludere, non riesce a concludere, gioco passivo, la palla torna nelle mani di Salerno che così ha in mano un'occasione per stabilire il potenziale vantaggio, e quindi per la prima volta nel corso di questo confronto la Iomi Salerno ha un'occasione per portarsi avanti nel punteggio. Vedremo come
le giocatrici ospiti riusciranno a sfruttare quindi questa opportunità preziosa che è capitata tra le loro mani. Vediamo la conclusione dall'ala, è la conclusione dall'ala che non fallisce, va a bersaglio con Giulia Rossomando, sempre calda la sua mano specialmente dall'ala, 5-6, Salerno avanti e ora la Padana che deve inseguire, ma la Padana non può permettersi il lusso di farsi impensierire sul piano del morale da questa momentanea situazione di svantaggio. È una Casagrande Padana che non può certo commettere il pesante errore di buttare via quanto di buono costruito in questa prima dozzina di minuti del confronto. Vediamo la Lusetti, Furlanetto per Lusetti, Lusetti si fa largo, serve Mangone per Furlanetto, Ilenia Furlanetto è molto cercata e in ogni azione offensiva biancorossa cercata ancora più del solito, in effetti la sua esperienza rappresenta un valore aggiunto in questo momento e non solo in questo momento per l'intera compagine ceramica. Vediamo Mariana Orlandi che è contrastata da Giuseppa Napoletano, la capitana della IOMI, alla meglio Orlandi che usufruisce di un 9 metri già eseguito ampiamente. Mangone, Furlanetto, vediamo ancora Gaia Lusetti, Furlanetto, Mangone, vediamo, carica il tiro e va a segno Asia Mangone con la sua consueta maestria, con la maestria di cui è capace. 6-6, di nuovo perfetta parità, intanto ci sono 2 minuti inflitti ad Alessia Artoni che abbandona quindi momentaneamente il campo, si riprende con Salerno in avanti. E in momentanea superiorità numerica, vediamo Salerno 6-6 il risultato, 13 minuti e 39 secondi nel corso di questa prima frazione di gioco, come sempre ribadiamo varie volte punteggio e situazione del cronometro a beneficio di quanti non potessero dare sufficientemente attenzione ai monitor, agli schermi, poiché impegnati in altre attività. Vediamo per ora Rossomando a servire la conclusione per Vladimira Bajcova, quest'ultima prova a caricare il tiro ma la conclusione viene smorzata, viene neutralizzata da Nadia Ayelen Bordon, veramente in buona forma, in grande spolvero in queste prime fasi della sfida. Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla metà del primo tempo. Ora la Casagrande Padana manovra momentaneamente senza il portiere per acquisire una parità numerica durante l'azione offensiva, il cosiddetto extra player, pratica sempre più diffusa nell'ambito della pallamano italiana, poi bisognerà ovviamente fare grande attenzione a non subire contropiede. Rientra adesso il portiere, comunque si tratta di Valentina Bonaccini, la guardiana di San Rufino di Scandiano, che rileva Nadia Ayelen Bordon, non va a segno, non è ficcante l'attacco di Salerno, l'attacco della Casagrande Padana, invece è ficcante quello di Salerno con Ramona Manojlovic che non ha alcun problema, non incontra alcun problema nel superare la pur brava Valentina Bonaccini. Quindi 6-7 Salerno in avanti, è una Casagrande Padana che deve gestire con la maggiore saggezza e la maggiore lucidità possibile questi momenti di inferiorità numerica, momenti che stanno comunque per concludersi visto che i 2 minuti sono arrivati qualche attimo fa. Intanto seguiamo Mangone, Franco per Furlanetto, vediamo Ilenia Furlanetto, la Padana vuole, cerca il pareggio con tutte le proprie forze, Francesca Franco viene ben arpionata da Ramona Manojlovic, ma in avanti c'è sempre la Padana con 9 metri già eseguito da Francesca Franco. Vedremo Ilenia Furlanetto, scruta la situazione, serve Mangone, ma la conclusione di Asia Mangone termina ampiamente fuori, ma c'è un ultimo tocco da parte della compagine in blu rosa e quindi c'è angolo a favore della Casagrande Padana. Padana che può restare in avanti alla ricerca di un pareggio che sarebbe preziosissimo anche sotto il profilo mentale. Scivola Asia Mangone e Salerno può tornare in avanti, attenzione al contropiede, Nadia Ayelen Bordon intuisce tutto ma senza riuscire ad impedire che Giulia Rossomando vada a siglare quello che rappresenta il suo terzo gol individuale e l'ottavo gol di squadra per la IOMI Salerno. 6 Casagrande Padana, 8 IOMI Salerno,
Bisogna fare molta attenzione, non lasciare scappare la Iomi nel parziale, perché se la Iomi fa tanto di piazzare un 3-0 o un 4-0 in proprio favore, poi la situazione si farebbe davvero difficilissima per le biancorosse. Un aspetto questo già rimarcato varie volte durante questi ultimi giorni all'interno dell'ambiente biancorosso. Tuttavia è un parziale che si sta man mano concretizzando, perché Rocío Squiziato ha trovato in questo momento il suo primo centro personale, nonché il nono complessivo di squadra. Quando siamo al 17° minuto, 13 minuti esatti quindi all'intervallo, la Iomi Salerno si trova in vantaggio con il punteggio di 6-9 sulla Casalgrande Padana. Rapidamente il tabellino per la Casalgrande Padana: due gol messi a segno da Asia Mangone, due gol di Ileia Furlanetto, un gol di Alessia Artoni e un gol di Marianna Orlandi. Per quanto attiene invece la Iomi, sono tre i sigilli firmati da Giulia Rossomando: due reti per Ilaria Dalla Costa, due gol anche per Ramona Manojlovic e un gol a testa per Rocío Squiziato e Siriel Lauretti Matos. I rigori uno su uno per la Casagrande Padana, con Ilaria Furlanetto che ha trovato lo slancio vincente dai 7 metri. Ancora nessun rigore invece per la Iomi Salerno, nessun rigore concesso alle Blu Rosa. Il primo parziale rimarchevole è quello del 10° minuto, 7 minuti fa, quindi quando la Padana conduceva per 5-4, ma adesso è Salerno a trovarsi avanti con il punteggio di 6-9. Di nuovo la Padana avanti, si riprende dopo questo time out. Agazzani ha voluto giustamente riflettere su questa lieve flessione che le biancorosse stavano accusando in questi ultimi minuti, flessione che tuttavia non ha modo di sbloccarsi, perché la conclusione di Ilenia Furlanetto viene deviata al di fuori dello specchio della porta dal portiere avversario. Quindi può riprendere Salerno, che va in gol con grande freddezza grazie ancora una volta a Rocío Squiziato, secondo centro personale per lei e secondo gol consecutivo per lei. Rocío Squiziato 6-10, attenzione attenzione, la Iomi Salerno ha già iniziato a scavare un solco diciamo abbastanza importante, 4 reti, e quando Salerno è avanti di 4 lunghezze risulta davvero complessa la missione di riagganciare le Blu Rosa nel punteggio parziale. Vedremo se ci riuscirà una Casagrande Padana che, come detto, deve scontare anche la pesante defezione di Naomi Marquez Habiche. Per fortuna non ci sono altre assenze, anche se si era particolarmente temuto in settimana a causa di alcuni malanni stagionali. Comunque sia, tutto regolare, tutto rientrato, e la formazione biancorossa può contare su un organico sostanzialmente al completo, eccezione fatta, come detto, per la brillante, per il brillante terzino cubano, che peraltro è qui appunto vicino alla nostra postazione, alla postazione da cui vi stiamo parlando sempre in diretta da via Aosta. Allora, adesso Lusetti prova a servire Mangone, non ci riesce, ma c'è un intervento irregolare da parte della retroguardia campana e quindi è una Padana che può ripartire con Furlanetto. Vedremo, serve Mangone, si eleva Mangone, va in gol Asia Mangone. Va in gol Asia Mangone con 3 reti in questo momento, l'ala biancorossa, Alama, che comunque sta dimostrando di poter avere un atteggiamento polivalente, di poter ricoprire con ottimi risultati anche altri ruoli del campo. In questo momento comunque Asia Mangone si laurea, è miglior realizzatrice e appunto del confronto e anche della compagine biancorossa. 3 i suoi gol, come del resto anche quelli della salernitana Giulia Rossomando. Adesso vediamo Salerno in avanti, non aggancia bene Ramona Manojlovic, ma ci pensa Iate Rizzo Gomez con il numero 2, la cubana 27enne appena arrivata in Campania. Il suo ingaggio è stato ufficializzato proprio agli inizi del 2023, dell'anno appena iniziato. Intanto c'è Ilaria Dalla Costa che realizza il suo terzo sigillo personale. Quando siamo al 20esimo è 7-11 la situazione, 4 i gol di vantaggio sempre a favore delle Blu Rosa, ospiti allenate da Francesco Ancona, un Francesco Ancona che non smette di incitare la propria squadra, ne ha ben donde, anche perché
per quanto l'incontro stia assumendo una piega decisamente favorevole alla Iomi, non è ancora affatto certificata l'affermazione di Salerno. Bisognava fare i conti con tutte le energie residue di una Casagrande padana che ora prende il palo, incoccia il palo con Simona Artoni. Simona Artoni, proprio lei aveva detto in settimana attenzione ad eventuali parziali messi appunto concretizzati da parte della Iomi. Proprio lei aveva messo in guardia le sue compagne di squadra da questo pericolo, un pericolo che però ora è diventato, sta diventando realtà con il quarto centro siglato da Ilaria Dalla Costa, vice capitana della Iomi Salerno, 7-12 punteggio quando mancano meno di 10 minuti al termine del primo tempo, a meno di 10 minuti all'intervallo. È una sfida che comunque sembra avere ancora parecchio da dire e avrà ancora molto da sicuramente regalare, specialmente se la Casagrande padana troverà la via del gol in questi prossimi minuti. Per il momento non ci riesce perché Daniela Pintu Pereira respinge bene la conclusione non felicissima di Simona Artoni, e dall'altra parte c'è il primo gol ufficiale con la maglia della Iomi Salerno della cubana Eyadne Rizzo Gomez, ala centrale ma anche terzino, può ricoprire con ottimi riscontri un'ampia varietà di ruoli. Eyadne Rizzo Gomez che, lo ripetiamo, è arrivata in campagna proprio questa settimana, ecco, dopo una lunga esperienza nei campionati francesi, un'esperienza durata ben 7 anni, un'esperienza che le ha permesso di crescere sicuramente e di maturare tanto e di affinare il suo già consistente potenziale pallamanistico. 7-13 quindi con Salerno che festeggia il primo gol di Eyadne Rizzo Gomez, il primo gol blu rosa di Eyadne Rizzo Gomez. 7-13 la situazione, vediamo Ilaria Furlanetto con Gaia Lusetti, la padana ha bisogno di un gol per evitare di sprofondare, per evitare di lasciare scappare Salerno in un modo che potrebbe rivelarsi definitivo, ma è gioco passivo, la padana incappa nel passivo, riparte Salerno che di contropiede va a realizzare un nuovo gol con Rocio Squizziato, 3 i suoi sigilli fino a questo momento, 7-14, doppiata la Casagrande padana. Dopo un primo quarto d'ora di sostanziale equilibrio, la Iomi ha assunto decisamente il comando delle operazioni, dimostrando maggiore attitudine sia dal punto di vista della precisione sia per quanto riguarda il brio, la fantasia riposta in campo. Ma Gaia Lusetti avverte le avversarie, la padana non molla, Gaia Lusetti prima rete per la centrale biancorossa. Dall'altra parte la conclusione di Ramona Manojlovic non va a segno, nessun problema per Nadia Jelenbo Odon, ma ora la padana butta via un contropiede poiché Nicole Giombetti non riesce ad agganciare il lunghissimo lancio fornitole dal portiere italo-argentino. Quindi 8-14 quando ormai stiamo galoppando a grandi passi verso il 24esimo minuto di questa contesa, 24esimo minuto anche del primo tempo. 8-14, vediamo Salerno in avanti, attenzione con Eyadne Rizzo Gomez, cede l'incombenza, vediamo, attenzione il tiro, la conclusione a tu per tu col portiere, ficcante, precisa, potente, tutto quello che si può dire di Siriel Lauretti Matos. 8-15, 8-15, il pubblico qui convenuto al Palazzetto Cheop inizia a sostenere, inizia ad incitare con slogan ancora più veementi le beniamine locali, che hanno sicuramente bisogno di grandi incoraggiamenti in questi frangenti così complessi della partita, in quanto la qualità, la personalità messa in campo dalla padana nel primo quarto d'ora sembrano ora piuttosto sbiadite. Ulteriore conferma, c'è questo errore dall'ala di Nicole Giombetti, una che in genere non sbaglia da quella posizione, ma purtroppo questa volta il tiro non è andato a segno. Nessun problema per Daniela Pintu Pereira che in questo momento, anzi fin da inizio partita, sta difendendo come un bastione, come un solido e sicuro bastione la porta blu rosa. Iomi Salerno, fresca vincitrice della Supercoppa, chiuso al meglio il 2022, vuole iniziare al meglio anche il 2023, ci sta riuscendo, ma attenzione, c'è una fischiata arbitrale, vediamo,
c'è time out che viene richiesto dal tecnico ospite Francesco Ancona sull'8-15 a favore della Iomi Salerno. Ne approfittiamo quindi per riepilogare ancora una volta il tabellino quando mancano poco più di 5 minuti all'intervallo. Per la Casagrande Padana sono 3 i gol messi a segno da Asia Mangone, 2 gol per Ilenia Furlanetto e un gol a testa per Alessia Artoni, Marianna Orlandi e Gaia Lusetti. Per quanto attiene invece la formazione ospite, 4 i gol di Ilaria Dalla Costa, 3 gol per Giulia Rossomando, 3 gol per Rocio Squiziato, 2 reti per Ramona Manojlovic, 2 gol per Siriel Lauretti Matos e il quadro si completa con un sigillo firmato dalla nuova arrivata Eiatne Rizzo Gomez. Parziali al 5-4 per la Casagrande Padana, al 7-11 per Salerno e ora quando mancano 2 scampoli, 2 secondi al 8-15 sempre a favore delle Blu Rosa guidate da Francesco Ancona. I rigori 1-1 per la Casagrande Padana, ancora nessun rigore concesso a Salerno. 8-15 la situazione, quindi 5 minuti e 2 secondi all'intervallo, poi come nostra consolidata consuetudine noi all'intervallo ci scollegheremo per qualche minuto dopo aver riepilogato il tabellino, ma ci risentiremo ovviamente a stretto giro e ancora ci sentiremo ovviamente a stretto giro per vivere insieme il secondo tempo. Intanto ancora Iatne Rizzo Gomez, sono già 2 i suoi sigilli, sono già 2 le sue realizzazioni. Intanto c'è un avvicendamento in porta nella Casagrande Padana con Nadia Ayalen Bordon che lascia il posto a Valentina Bonaccini da San Rufino di Scandiano, qua vicino. Vediamo ora Furlanetto, poi ovviamente sicuramente vedremo se nel corso di questo incontro ci sarà spazio anche per il terzo, per l'altro portiere biancorosso, Caterina Maria Mutti da Castelnuovo Scrivia, una ragazza che si è distinta parecchio anche nello scorso campionato qui a Casalgrande, lo ricordiamo, è arrivata qui nell'estate 2021 proveniente dal Marconi Jumpers di serie A2, dal Marconi Jumpers Castelnuovo Sotto di A2 femminile. Ma questi sono altri temi, adesso vediamo ancora la Padana in avanti sull'8-16 per Salerno, un divario di 8 gol importantissimo da recuperare, quasi proibitivo oseremmo dire considerando le grandiose caratteristiche di su cui la Iomi Salerno può contare, ma la matematica così come il cronometro lasciano ancora qualche speranza alla Casagrande Padana e sono speranze che le biancorosse vogliono inseguire fino in fondo, complice anche questo palo appena colpito alla Iomi. C'è un intervento ai danni di Nicole Giombetti, gli arbitri Riello e Panetta giustamente concedono ancora la sfera alla Casagrande Padana indicando un 9 metri del quale si incarica Francesca Franco, da questa Ilenia Furlanetto, Asia Mangone, Ilenia Furlanetto per Gaia Lusetti, Ilenia Furlanetto, vediamo, prova un passaggio per Francesca Franco, capisce tutto Iatne Rizzo Gomez, ma c'è un'irregolarità e quindi la Padana può ancora mantenere la palla nell'azione offensiva nel tentativo di limare sia pure leggermente ma comunque in modo significativo l'importante svantaggio che in questo momento la vede soccombere nei confronti delle Blu Rosa. Prova il colpo vincente Mariano Orlandi dall'ala, ma non c'è nulla da fare nel a tu per tu col portiere. Dall'altra parte del campo Giuseppa Napoletano, Pina Napoletano, la capitana Blu Rosa, prova la realizzazione in gran contropiede ma non si passa di fronte alla grande attenzione messa in campo da Valentina Bonaccini che ha abbassato la saracinesca. 8-16 quindi non cambia il punteggio, ancora un attacco a disposizione delle biancorosse ceramiche per cercare di limare il margine a loro sfavorevole. Furlanetto, Orlandi, la palla tambureggia nel bel mezzo dell'azione, vediamo Gaia Lusetti faticosamente mantiene la palla in campo per Franco, per Mangone, 2 minuti all'intervallo, Furlanetto per Gaia Lusetti, spinge sempre l'azione per Nicole Giombetti, fa una buona girella per Mangone, l'azione molto elaborata ma gli arbitri avevano già alzato la mano, gioco passivo, c'è il contropiede di Salerno, Bonaccini, Valentina Bonaccini anticipa Ramona Manojlovic e quindi riparte la Casagrande Padana con il tiro di Mangone che non va a segno, para Daniela Pintu Pereira ma su Mangone c'è l'intervento di Eiatne Rizzo Gomez e quindi si riprenderà con 9 metri a favore della Casagrande Padana, già eseguito
da Francesca Franco per Lusetti, per Furlanetto, di nuovo per Lusetti, Furlanetto da questa ad Asia Mangone, di nuovo Ilenia Furlanetto, 8-16, soltanto un gol messo a segno dalla Padana negli ultimi 8 minuti, un campanello d'allarme sicuramente da tenere in buona considerazione, che Agazzani ma anche le ragazze biancorosse dovranno sicuramente tenere bene a mente in vista del secondo tempo. C'è la conclusione di Asia Mangone che però viene contrastata e c'è una esclusione per 2 minuti combinata in questo momento da Iovi Salerno, con conseguente rigore assegnato alle biancorosse. Sede in carica Ilenia Furlanetto quando mancano 55 secondi all'intervallo qui a Palazzetto Cheopi in via Aosta, sempre in diretta su Eleven Sports. Ilenia Furlanetto contro Daniela Pintu Pereira, come sempre, come spesso succede qui a Casalgrande ma in tutti i campi della Serie 1 femminile, uno scontro fra titani. Ilenia Furlanetto alla meglio ancora una volta e raggiunge quota 3 nella casella delle realizzatrici. Ilenia Furlanetto che, lo ricordiamo peraltro, in questo momento, cioè prima di questa partita, era al terzo posto tra le migliori goleador del massimo campionato con 80 reti messe a segno, la classifica al momento guidata da Aurora Gislimberti di Mezzo Corona. Sempre per quanto riguarda questa speciale graduatoria, segnaliamo anche il nono posto di Ramona Manojlovic che nell'andata ha totalizzato 67 gol, 6-7. Ramona Vesna Manojlovic, grande protagonista anche questa sera. C'è tempo per un ultimo attacco della Padana ma Alessia Artoni non aggancia in tempo il pallone. Si chiude qui il primo tempo, si chiude qui il primo tempo con il seguente risultato parziale: Casalgrande Padana 9, Iomi Salerno 16. Questo è il parziale al termine del primo tempo: Casalgrande Padana 9, Iomi Salerno 16. Prima di concederci anche noi un breve intervallo, riepiloghiamo il tabellino per la Casalgrande Padana. 3 gol messi a segno da Asia Mangone, così come quelli messi a segno da Ilenia Furlanetto, un gol a testa per Alessia Artoni, Marianna Orlandi e Gaia Lusetti. Per quanto attiene invece la Iomi Salerno, 4 i gol di Ilaria Dalla Costa, 3 gol a testa per Giulia Rossomando, Rocio Squiziato, 2 gol a testa per Ejatne Rizzo Gomez, Ramona Manojlovic e Siriel Lauretti Matos. I parziali al 15-4 per la Casalgrande Padana, al 20-7-11 per Salerno e ora a fine primo tempo, come vi abbiamo poc'anzi comunicato e sottolineato, 9-16 sempre a favore della formazione ospite. I rigori 2-2 per la Casalgrande Padana, entrambi messi a segno da Ilenia Furlanetto, ancora nessun rigore concesso alla Iomi Salerno. Detto questo, quando sono le 19:07 minuti primi, noi ci scolleghiamo brevemente, insomma c'è un breve intervallo ora anche per noi, ma ci risentiamo sempre qui in collegamento su Eleven Sports tra pochi minuti per vivere insieme a voi tutte le emozioni, i sussulti del secondo tempo di questo confronto che vede come importanti protagoniste la Casalgrande Padana e la Iomi Salerno. A tra poco, a voi Milano.
esterno si mette un po' su, se, sai, se vengo io con me c'è un po' di confidenza, allora pensano che io rieccoci qui in collegamento diretto con il palazzetto Creope in Casalgrande, sono le 19:16, minuti primi, tra poco avrà inizio il secondo tempo di questo confronto valevole per la 12ª giornata del massimo campionato di pallamano femminile. Nicolò Rinaldi al microfono con voi anche durante questa seconda mezz'ora di gara per commentare, per raccontare, per seguire insieme a voi questa disfida tra la Casagrande Padana, che vedete sui vostri monitor in, nella solita, nella consueta tenuta biancorossa, e la IOMI Salerno, in questo momento in vantaggio con il punteggio di 9-16. Sostanziale equilibrio, anzi lieve, possiamo dire predominio da parte della formazione di casa durante il quarto d'ora iniziale, poi però la IOMI Salerno ha man mano preso il sopravvento arrivando a costruire questo imponente divario favorevole alla formazione campana, un divario che comunque appare meritato, specie considerando quanto si è visto dal 15esimo in avanti, quando la IOMI Salerno ha iniziato ad approfittare meglio di ogni indecisione, di ogni svarione da parte della compagine avversaria, arrivando così insomma a prendere man mano supremazia, a prendere sempre più confidenza con l'incontro e ad assumere una supremazia sempre più marcata. Ma intanto pronti via i Nicole Giombetti, l'ala biancorossa mette a segno il suo primo gol in questa intensa serata pallamanistica, 10-16 quindi il punteggio, lieve correzione quindi rispetto al finale del primo tempo, da 9-10-16, un gol che conta molto anche per provare a scuotere insomma questa Casalgrande Padana e per suscitare una reazione a questo pur difficile momento. Ma la IOMI Salerno ora è comunque nelle condizioni di poter gestire un vantaggio che si presenta, che continua a presentarsi ragguardevole, decisamente ragguardevole. Intanto Valentina Bonaccini ipnotizza Vladimira Baciova, però nulla può sulla conclusione successiva messa a segno da Giulia Rossomando, che è la quarta, che è la sua quarta personale. Quindi 10-17. Valentina Bonaccini aveva sicuramente compiuto un buon movimento chiudendo la visuale alla Baiciova, però poi insomma non ha potuto nulla sul successivo gol, e quindi si prosegue con la Padana in avanti, 10-17, ristabilito il divario, ristabiliti i rapporti di forza che erano emersi al termine della prima frazione di gioco. Vediamo Mangone carica il tiro, Asia Mangone va a segno, quarta realizzazione per lei, e in questo momento Asia Mangone la migliore realizzatrice dell'incontro insieme a Ilaria Dalla Costa per Salerno, ma risponde subito per la compagine ospite e Iadne Rizzo Gomez, nuovo innesto appena arrivata in Campania, la cubana 27enne giocatrice polivalente ha messo a segno poc'anzi quello che rappresenta il suo terzo centro personale, 11-18. Più tardi saremo anche ovviamente precisi su quella che è l'agenda delle due contendenti che stanno dando vita a questa sfida. E ricordiamo poi anche fin da ora, in serata o al massimo domani mattina, non perdetevi le interviste post partita, avremo un'intervista alla Casagrande Padana e una di stampo appunto salernitano. Le interviste saranno disponibili sulle pagine social della Pallamano Spallanzani Casalgrande stasera o, lo ripetiamo, al massimo domani mattina, quindi interviste post partita per completare, per compendiare il più possibile l'informazione che riguarda il confronto che state seguendo. 11-18 il punteggio, c'è un rigore intanto concesso alla Casalgrande Padana, un cambio in porta alla IOMI Salerno con Sara Di Giugno che rileva momentaneamente Daniela Pintu Pereira. Sara Margherita Di Giugno si trova a sfidare Ilenia Furlanetto, fin qui infallibile ai rigori stasera, e conferma la capitana casalgrandese la propria infallibilità, 4 centro personale per lei, 3 dei quali sono stati siglati su rigore. Questo il tabellino, questo il rendimento odierno di Ilenia Furlanetto, la carismatica capitana casalgrandese. Ormai risulta davvero difficile immaginare la pallamano Casalgrande senza Ilenia Furlanetto, ma non ce n'è bisogno perché Ilenia Furlanetto è una presenza fissa, costante, gratificante, irrinunciabile.
all'interno dell'ambiente della pallamano biancorossa. Vediamo ora l'azione manovrata, Salerno sta manovrando in avanti in maniera sempre più tambureggiante, questa volta però Giulia Rossomando non inquadra lo specchio della porta, difesa da Valentina Bonaccini, Ilenia Furlanetto per Asia Mangone, per Francesca Franco Mangone, siamo già dall'altra parte del campo con la padana in attacco nell'intento di recuperare, di ricucire per quanto possibile l'importante strappo emerso al termine della prima frazione di gioco. Mangone, diciamo, fa per la padana fare bene contro un avversario, fare bene al di là del risultato, fare bene contro un avversario di questo calibro, di questo stampo, di questa salienza, un avversario come la Iomi Salerno sarebbe un ottimo biglietto da visita in vista della successiva trasferta, la trasferta in programma sabato prossimo quando le biancorosse saranno di scena nel derby sul campo dell'Ariosto Ferrara, Secur Fox Ariosto Ferrara. Intanto Ilenia Furlanetto fa cilecca dai 7 metri per la prima volta questa sera, 3 su 4 ai rigori per la Casagrande Padana e per Ilenia Furlanetto. Daniela Pinto Pereira ha neutralizzato con prontezza e con maestria, con perizia, la conclusione della capitana casalgrandese, quindi non cambia il punteggio, poteva essere il meno 5, invece ora Salerno può riportarsi sul più 7, ma prima bisognerà scandagliare la difesa di una Casalgrande Padana che ha tutta l'intenzione di giocarsi fino in fondo le residue possibilità di ottenere un risultato utile, molto in palla, molto in forma Iatne Rizzo Gomez, la novità della squadra targata Iomi, che realizza il suo quarto centro personale in questo momento, è a sua volta la migliore realizzatrice dell'incontro, una palma che dopo 35 minuti abbondanti in questa partita è condivisa anche dalla sua compagna di squadra Ilaria Dalla Costa, nonché da Giulia Rossomando, ma anche dalle alfiere casalgrandesi Asia Mangone e Ilenia Furlanetto, quindi un titolo molto affollato, insomma quello di miglior realizzatrice almeno finora. Vediamo ora Giombetti, Mangone per Gaia Lusetti, cede l'incombenza Ilenia Furlanetto, Furlanetto si muove bene per Mangone, Mangone cede l'incombenza a Furlanetto, prova a servire Francesca Franco che viene cinturata letteralmente da Iatne Rizzo Gomez. Iatne Rizzo Gomez fa valere quindi fin da subito la sua grande prestanza fisica, 2 minuti comunque per la nuova giocatrice cubana in forza la Iomi Salerno, e rigore a favore della Casagrande Padana del quale si incaricherà Francesca Franco, anzi pardon 9 metri per la Casagrande Padana, se ne incarica Francesca Franco. E ora le padrone di casa potranno contare sulla momentanea esclusione di Iatne Rizzo Gomez, atleta che fino a questo momento stava interpretando la sfida in modo davvero efficace, davvero brillante. Iatne Rizzo Gomez è sicuramente una ragazza che avrà molto da dire e da fornire alla propria squadra e già se ne sta avendo una lampante dimostrazione. Francesca Franco, gran botta centrale, gran conclusione centrale, niente da fare in questo caso per Daniela Pinto Pereira, primo gol per lei e Salerno avanti, sempre avanti ma solo di 5 punti, di 6 punti, pardon, su 13 a 19. 13 a 19 solo, ovviamente, tra virgolette, perché si tratta di un solco non indifferente. Vediamo Baiciova, vediamo ora il tentativo di Salerno di attaccare la porta, difesa, lo ricordiamo, da Valentina Bonaccini, da San Rufino di Scandiano, non più da Nadia Yelen Bordon che al momento staziona in panchina dopo aver giocato per gran parte, per larghissima parte del primo tempo. Intanto la padana qui si addormenta con la palla in mano, perde un tentativo offensivo che poteva risultare davvero invitante e prezioso per accorciare ulteriormente il divario, buon per le ragazze ospiti che ora possono ripartire con tutta tranquillità e senza alcun interesse a voler affrettare i tempi. Ovviamente, insomma, ora la Iomi Salerno baderà presumibilmente soprattutto a controllare la situazione e la partita, senza tuttavia rinunciare ovviamente a mettere in mostra almeno una parte del glorioso, del brillante, del roboante, dell'altisonante repertorio che caratterizza la Iomi, che in questo momento perde palla perché né Pina Napoletano e Giulia Rossomando riescono ad agganciare la sfera. Riparte la Casagrande Padana, molti errori in quest'ultimo minuto e mezzo da ambo le parti,
c'è la conclusione di Alessia Artoni che tuttavia non va a bersaglio anche a causa del contrasto su di lei, il contrasto operato su di lei, quindi può ripartire la Padana tranquillamente con Furlanetto. Se prova a servire Asemangone, recupera palla Alessia Artoni, la conclusione di Francesca Franco. Molto spesso Francesca Franco riesce a togliere le castagne dal fuoco quando la Padana si trova in difficoltà. È avvenuto così anche questa volta, quindi 14-19 e un altro punto rosicchiato alla Iomi Salerno, e questo non fa altro che ravvivare il morale della Casagrande Padana, mentre intanto Iatne Rizzo Gomez rientra in campo dopo aver scontato la momentanea esclusione di 120 secondi. Tutto questo mentre stiamo veleggiando verso il decimo minuto della ripresa, il quarantesimo in totale, manca poco più di un minuto alla tappa momentanea del quarantesimo. Vediamo ora l'attacco di Vladimira Bajcova che va a segno nonostante il buon contrasto, nonostante il buon contrasto da parte della difesa biancorossa. Siamo già però dall'altra parte del campo, la Padana non demorde, Mangone prova a elevarsi, serve però Franco, Furlanetto prova il tiro, respinto, neutralizzato da Daniela Pinto Pereira. In questo caso la difesa blu rosa ha fatto buona guardia sulla capitana biancorossa, sempre pericolosa per le avversarie quando si tratta di concludere la rete. Pochi istanti al quarantesimo, 14 Casagrande Padana, 20 Iomi Salerno, 14 chi difende, 20 chi attacca. Bajcova, diamo Bajcova, Iatne Rizzo Gomez, in questo momento Salerno pare voler scrutare il da farsi, non voler affrettare troppo l'azione, voler ponderare e soppesare ogni pallone in modo da riuscire ad archiviare vittoriosamente questa sfida, possibilmente con buon anticipo sulla sirena conclusiva. Vedremo se le ragazze allenate da Francesco Ancona riusciranno nel loro intento. Per il momento no, in quanto Vladimira Bajcova perde palla, perde un pallone che poteva essere importante per la Iomi per avvantaggiarsi ulteriormente. Intanto è scoccato il quarantesimo, sempre 14-20, Padana in avanti, può andare, deve anzi andare sul meno 5, deve ovviamente dal punto di vista della compagine ceramica portarsi sul meno 5, significherebbe dare un segnale ben preciso di vita, di vitalità, di vigore. Prova la conclusione Gaia Lusetti, ma niente da fare, non si passa dinanzi al muro eretto da Daniela Pinto Pereira, guardiana della Iomi. Ma Salerno vanifica un nuovo attacco e così la Padana può ripartire. È una Padana che si vuole raddrizzare questa sfida, deve sfruttare al meglio questi errori inaspettati ma comunque visibili della Iomi Salerno. E Iatne Rizzo Gomez ruba palla la Padana, Valentina Bonaccini rilancia le sue compagne di squadra, c'è un intervento di Rizzo Gomez su Ilenia Furlanetto. La Padana può ripartire quando siamo sempre sul 14-20. Lo ricordiamo, a fine gara non perdete le interviste che saranno disponibili, le interviste post partita disponibili sui canali social della Pallamano Spallanzani Casalgrande entro domani mattina. Ricordatevelo perché è ovviamente importante seguire anche, ascoltare anche le voci delle dirette protagoniste di questa contesa che sta andando in scena qui a Palazzetto Cheope di via Aosta Casalgrande. Contesa valevole per la 12ª giornata della Serie 1 di pallamano femminile. Sono le 19:29 minuti primi, in diretta su Eleven Sports. Un saluto di nuovo a quanti ci seguono dalla Campania, da Salerno in particolare, ma più in generale dalla Campania tutta, e ovviamente anche al pubblico biancorosso che per varie ragioni non ha potuto essere presente qui al Cheope. Intanto la Padana ha una nuova opportunità per limare il margine sfavorevole grazie al rigore che verrà eseguito tra pochi istanti da Francesca Franco. La vice capitana biancorossa alla meglio su Daniela Pinto Pereira, e comunque aveva intuito la direzione del pallone senza però riuscire ad evitare che la sfera, senza però appunto riuscire ad evitare quello che rappresenta il 15-20, il quindicesimo gol biancorosso realizzato, lo ricordiamo, da Francesca Franco. In porta c'è sempre Valentina Mutti per Valentina Bonaccini, scusatemi, per la Casagrande Padana. Aspettiamo comunque anche l'eventuale ingresso di Caterina Maria Mutti da Castelnuovo Scrivia.
Vedremo se anche lei avrà spazio, visto che sia la Bonaccini che anche Nadia Ayelen Bordon lo hanno avuto in questo confronto. E Yatne Rizzo Gomez intanto sigla il suo quinto centro personale, che è anche il 21esimo totale per la IOMI PDO Handball Salerno, 15-21. Quindi la padana è una padana che sta dimostrando. Intanto c'è Chiara Rondoni in campo, una tra le giovani maggiormente promettenti dell'organico casalgrandese. Chiara Rondoni si è già messa in luce anche nel recente concentramento del campionato Under 20 che si è svolto poco prima di Natale, e ricordiamo che il secondo concentramento del campionato Under 20 Youth League, almeno per quanto riguarda il girone della Casalgrande Padana, si svolgerà proprio qui al Palacheope in Casalgrande tra il 27 e il 29 gennaio, quindi a fine mese. Un altro appuntamento da non perdere dunque qui al Palacheope, con alcune tra le migliori Under 20 del panorama nazionale che si daranno battaglia su queste tavole. Ricordiamo, concentramento Under 20 Youth League dal 27 al 29 gennaio. Ci sarà anche la Casalgrande Padana con pure le altre squadre del girone. La presenza in campo di Chiara Rondoni ci ha dato il là per parlare anche di questo. Intanto provvedimenti arbitrali a sfavore di Salerno, tra le proteste del tecnico Francesco Ancona, non è affatto d'accordo, c'è anche un cartellino giallo ora inflitto all'allenatore. Proteste da parte di Ancona, proteste che non si placano nonostante l'ampio vantaggio di cui la IOMI sta usufruendo, ma comunque la decisione è presa. Salerno si troverà nuovamente in inferiorità numerica per i prossimi 120 secondi e qui si giocheranno davvero le ultime possibilità residue della Casalgrande Padana di poter riportarsi in carreggiata dal punto di vista dell'ottenimento di un risultato utile. Time out intanto richiesto al tecnico biancorosso Marco Agazzani, e quando sono 14 minuti nel corso del secondo tempo ne approfittiamo per riepilogare il tabellino. Punteggio parziale: Casalgrande Padana 15, IOMI Salerno 21. Per la Casalgrande Padana 4 i gol messi a segno da Asia Mangone, così come quelli di Ilenia Furlanetto, 3 reti Francesca Franco e una rete a testa per Nicole Giombetti, Alessia Artoni, Mariana Orlandi e Gaia Lusetti. Per invece la IOMI Salerno 5 gol di Eiatne Rizzo Gomez, 4 reti a testa per Ilaria Dalla Costa e Giulia Rossomando, 3 punti per Rocio Squiziato, 2 gol per Ramona Manojlovic e Siriel Lauretti Matos. Il quadro si completa con il sigillo firmato da Vladimira Bajcova. Questo, così si completa il quadro ospite. Ancora nessun rigore concesso alla IOMI Salerno, mentre la Padana ne ha avuti 5, realizzandone 4. Risultati parziali: al decimo 5-4 per la Casalgrande Padana, poi Salerno sempre avanti. Al 20esimo 7-11, al 30esimo 9-16, al 40esimo 14-20 e ora al 44esimo 15-21. Quindi distanze assolutamente immutate rispetto, quasi immutate rispetto a quanto era emerso al termine della prima frazione di gioco. Momenti intanto concitati, con Salerno momentaneamente in inferiorità numerica. La Padana dovrà approfittare al meglio di questi 120 secondi per diminuire il divario, piazzando almeno un parziale di 2-0. Questo consentirebbe alle padrone di casa, allenate da Marco Agazzani, di provare a riaprire una contesa che finora sta seguendo un andamento nettamente di marca blu-rosa. Perde palla però Nicole Giombetti, non aggancia il suggerimento e quindi sospiro di sollievo per la IOMI, che può ripartire ovviamente con tutta calma e sente già un marcato profumo di vittoria, vittoria che era ovviamente prevedibile. Ma va anche sottolineato, come l'avevamo detto, che Salerno in questi ultimi anni qui a Casalgrande ha sempre fatto piuttosto fatica ad imporsi. Ricordiamo in particolare il 37-38 maturato un anno fa sempre qui in via Aosta. Stavolta però, se tutto proseguirà in questo modo, l'affermazione della IOMI sarà meno sofferta rispetto a quanto la storia recente ha indicato. C'è rigore intanto per le blu rosa. Il primo rigore concesso dagli arbitri Riello e Panetta alla formazione ospite,
Ramona Vesna Manojlovic sulla linea dei 7 metri contro Valentina Bonaccini. Ramona Manojlovic alla meglio, terzo gol per lei, 1-1 ai rigori per la Iomi, 15-22, terzo gol per Ramona Vesna Manojlovic, tra le giocatrici sicuramente di maggior rilievo dell'intero panorama italiano e non solo, e la Iomi Salerno ha la fortuna di averla tra i propri ranghi. 15-22 il risultato. Intanto diamo un'occhiata mentre l'azione prosegue. Francesca Franco, e sono quattro le realizzazioni della pivot biancorossa. Francesca Franco che, come sempre, come spesso accade, tra le ultime ad arrendersi, tra le ultime a tirare i remi in barca, e così anche stavolta. 16-22 con quattro centri di Francesca Franco, anche se al momento, aggiorniamo sempre anche su questo dato, la miglior realizzatrice della sfida è la giocatrice che adesso ha la palla tra le mani e che adesso va a siglare il suo sesto sigillo, vale a dire Eiatne Rizzo Gomez. Ripetiamo, nuova arrivata a Salerno, arrivata proprio ad inizio 2023. 16-23 adesso il punteggio. 7 centri di margine a favore della Iomi di Francesco Ancona quando mancano poco più di 13 minuti al termine. Adesso, senza ovviamente nulla togliere all'impegno, senza nulla togliere al brio, senza nulla togliere alla tenacia che caratterizza la Casagrande Padana, è facile e presumibile ritenere che solo un cataclisma potrebbe sottrarre a Salerno questi due punti. Padana che perde nuovamente palla, lancia il contropiede, Daniela Pinto Pereira, ma non va a segno in quanto l'azione va a perdersi dalle parti di Valentina Bonaccini. Gaia Lusetti intanto per la Padana non aggancia la sfera e così può ripartire Salerno, tutta acqua che va al mulino della Iomi con Francesco Ancona che tuttavia chiama time out per studiare con le sue ragazze la strategia migliore con cui affrontare quest'ultima dozzina di minuti, questi 12 minuti circa che ancora mancano da qui alla conclusione del confronto. L'agenda intanto dei due contendenti: la Casagrande Padana è attesa da due proprio trasferte consecutive, sabato prossimo 14 gennaio al Pala Boschetto di Ferrara contro la Secur Fox Ariosto, un derby regionale sempre molto atteso che avrà inizio alle ore 17:30, mentre sabato 21 gennaio ci sarà invece e la sfida sul campo delle campionesse d'Italia in carica del Bressanone su Tirol al Pala Laghetto della città altoatesina. Fischio di inizio alle ore 19. A seguire la Coppa Italia che verrà proprio disputata nel primo fine settimana di febbraio in quel di Rimini, e nella fattispecie la Casagrande Padana affronterà la AC Lifestyle Erice nei quarti di finale, partita secca dove le biancorosse tenteranno quantomeno di conquistare quella che di sicuro sarebbe uno storico approdo in semifinale. A seguire la prossima partita casalinga, sempre per quanto riguarda la Casagrande Padana, è fissata per sabato 11 febbraio quando qui al Palacheo per le ore 18:30 avrà luogo la contesa contro le Lombarde, le Varesine del Cassano Magnago. Quindi noi ci risentiremo con i collegamenti qui da Casalgrande giusto appunto l'11 febbraio, tra poco più di un mese. Per quanto attiene invece Salerno che in questo momento in avanti, sabato prossimo alle ore 17 le Blu Rosa ospiteranno al Pala Palumbo proprio la già citata Cassano Magnago, mentre intanto Siriel Lauretti Matos realizza il suo terzo centro individuale. Salerno Cassano Magnago sabato prossimo dalle ore 17, poi sabato 21 le Blu Rosa saranno in trasferta niente meno che in quel di Erice al Pala Cardella per una super sfida, per davvero una super sfida nei piani alti della classifica, un confronto che avrà inizio alle ore 18. Poi anche in questo caso, anche ovviamente Salerno prenderà parte alla Coppa Italia sul campo di Rimini all'RDS Stadium, e la Iomi sfiderà la Secur Fox Ariosto Ferrara sempre nei quarti di finale. Poi si vedrà ovviamente chi passerà il turno. Il campionato tornerà l'11 febbraio quando si appunto rinnoverà la sfida tra la Iomi Salerno e la Secur Fox Ariosto Ferrara, ma
No, pardon, il campionato riprenderà l'11 febbraio dopo la sfida di Coppa contro il Ferrara. L'11 febbraio la Iomi Salerno ospiterà al Palapalumbo il Teramo con fischio d'inizio alle ore 18.30. Quindi questa è l'agenda dei due contendenti, mentre intanto Francesca Franco realizza il suo quinto centro personale e 5 su 6 per la Casagrande Padana ai rigori, 17-24, una pregevole realizzazione per la vice capitana biancorossa, che porta a 17 il computo delle reti siglate dalla compagine ceramica, ma la Iomi è già là a 24 e ora è facile immaginare che non incontrerà particolari problemi nel gestire e nell'amministrare il vantaggio da qui al termine. È una Iomi Salerno che si impone nel complesso con merito, avendo fatto valere il maggiore potenziale, il consistente potenziale di cui la formazione di Francesco Ancona può disporre. Tuttavia la Casagrande Padana, pur sconfitta, pur andando incontro a una presumibile sconfitta, intanto c'è la rete di Ramona Vesna Manojlovic, dicevamo, pur andando incontro, e Marianna Orlandi risponde dall'altro lato del campo, 17-25, dicevamo, la Casagrande Padana, pur andando incontro a quella che ormai appare una probabilissima sconfitta, ha comunque messo in mostra alcuni segnali comunque incoraggianti, specialmente nel primo quarto d'ora, ma non solo, anche in altri frangenti dell'incontro, segnali da cui bisognerà senza dubbio ripartire in vista della sfida che verrà disputata tra esattamente 7 giorni a Ferrara al Pallaboschetto. Il derby regionale contro la Secul Fox Ariosto. Vediamo ora Salerno in avanti, siamo entrati nell'ultima decina di minuti, ultimi 10 giri di lancetta scarsi, tempo utile per definire l'esatta entità del risultato finale, quando Nicole Giombetti con uno scatto bruciante va a mettere a segno il suo secondo centro individuale. I parziali di questa sfida, lo ripetiamo, al decimo la Padana è davanti per 5-4, poi Salerno è passata a condurre le operazioni senza più lasciare la guida dell'incontro, 7-11 al ventesimo, 9-16 al termine del primo tempo. E poi i parziali che avete visto in questa ripresa, mentre intanto c'è il gol di Carmela Stellato. Al 40esimo 14-20, al 50esimo poco fa 18-25 e ora 19-26 con l'ultimo gol in ordine di tempo, il 26esimo, siglato da Carmela Stellato. 19-26 quindi, quando mancano poco più di 8 minuti al termine. Salerno di nuovo in inferiorità numerica, ormai probabilmente, anzi sicuramente senza il probabilmente, di certo per la Padana un po' tardi per approfittarne, ma chiudere questa sfida con un passivo piuttosto limitato sarebbe comunque un buon lascia passare in vista delle due gravosissime trasferte contro Ferrara e Bressanone, trasferte che attendono la Padana, senza ovviamente dimenticare il confronto di Coppa a Rimini contro Erice. 19-26, quindi la situazione, il punteggio non è cambiato neanche dopo quest'ultima azione di attacco. Ripetiamo sempre le interviste, sono le 19:44, minuti primi, tra poco, come promesso e come consolidata consuetudine, prima delle 20 avrete il risultato finale, mentre Eyadne Rizzo Gomez, incontenibile, realizza, fa primiera, come si direbbe nel gergo delle carte, il suo settimo gol, quello che avete appena visto. 19-27 la situazione, Padani davanti, Giusetti, Furlanetto, Francesca Franco, Furlanetto, vediamo se Gaia Giusetti troverà il pertugio, riesce a servire Marianna Orlandi dall'ale, Marianna Orlandi va a segno. Ecco, sono questi i movimenti, sono queste le azioni su cui le biancorosse devono puntare in vista dei prossimi impegni. Questa è una sconfitta che allontana la Casagrande Padana dall'area dei playoff per lo scudetto, ma comunque sia il campionato è ancora lungo e comunque l'obiettivo di base è quello essenzialmente di fare i punti per guadagnare la salvezza nel modo più tranquillo possibile, senza passare attraverso le insidiosissime forche caudine dei play out.
20-27, ultimi sussulti della gara. Rimanete comunque collegati con noi per conoscere insieme a noi l'esatta entità del punteggio finale, l'esatta entità della formazione salernitana. Non va a segno intanto bene Valentina Bonaccini in quest'ultimo frangente. Furlanetto per Mariana Orlandi, Furlanetto Franco, Ilenia Furlanetto. Siamo interrogarsi su cosa fare. Franco di nuovo per Furlanetto. Ilenia Furlanetto questa sera 4 i suoi gol, 3 dei quali su rigore. Vediamo Francesca Franco. Fraseggio tra Franco e Furlanetto. Lei si attoni da questa a Francesca Franco. Vediamo Orlandi. Franco, le viene rubata palla da Eliatte Rito Gomez. Rito Gomez, su di lei c'è Mariana Orlandi, ma nulla ferma l'incontenibile cubana. Eliatte Rito Gomez, 8 i suoi centri. Viene da pensare che con Naomi Marquez a Bic in campo questa sfida avrebbe sicuramente potuto avere un esito, un andamento differente, ma purtroppo Naomi non può essere in campo, almeno per il momento, e quindi la Casagrande Padana si è vista privata di un contributo davvero di primo piano che l'avrebbe aiutata sicuramente moltissimo ad affrontare con efficienza e con concretezza la blasonata Iomi. Franco, Orlandi, dall'ala il gol di Mariana Orlandi. Un bello stile, sono 4 le sue realizzazioni, 5 al termine, 5 minuti al termine. Spettatore come sempre imperturbabile qui, ecco, vicino alla nostra postazione, il presidente biancorosso Sergio Cattani, che anche se non lo dà mai a vedere soffre parecchio per la sorte della sua formazione, che è pure la formazione dei casalgrandesi, tutta la città di Casalgrande. La Casagrande Padana 21-28, sempre in parziale. Vediamo cosa Salerno prova a colpire dall'ala con la conclusione a campanile efficace di Giulia Rossomando, che è al suo quinto sigillo individuale. Dall'altra parte del campo Nicole Giombetti viene fermata irregolarmente. 2 minuti inflitti a Carmela Stellato e c'è quindi ora un'ulteriore occasione per la Padana, un'ulteriore occasione di andare a segno con il rigore. Vedremo chi se ne incaricherà, se Furlanetto o Franco. Ci pare Ilenia Furlanetto, è così. Ilenia Furlanetto contro intanto Sara Di Giugno, che pochi minuti fa ha preso il posto di Daniela Pinto Pereira. Quindi Furlanetto Di Giugno, vediamo chi era meglio. Furlanetto era meglio, sono 5 i suoi centri. 6 su 7 ai rigori per la Casagrande Padana, che ha avuto una buona precisione comunque da quella linea, quasi il 100% di Ilenia Furlanetto, l'unico rigore non trasformato, ma comunque insomma grande, comunque buona precisione anche da parte della capitana biancorossa. Time out richiesto da Francesco Ancona per organizzare al meglio questi ultimi 4 minuti. 22 Casagrande Padana, 29 Iomi Salerno, mentre si attende di conoscere l'esatta consistenza del successo ospite. Riepiloghiamo il tabellino per la Casagrande Padana con 5 gol per Francesca Franco e per Ilenia Furlanetto, 4 reti a testa per Asia Mangone e per Marianna Orlandi, 2 i gol di Nicole Giombetti e un gol a testa per Alessia Artoni e Gaia Lusetti. Per quanto riguarda invece la Iomi Salerno, 8 reti e Iatne Rizzo Gomez, 4 gol per Ilaria Dalla Costa, così come per Ramona Vesna Manojlovic, 5 i gol di Giulia Rossomando, 3 reti a testa per Rocio Squiziato e Siriel Lauretti Matos, un gol per Carmela Stellato e Vladimira Baiciova. Questo il tabellino, i rigori per la Padana 6 su 7, per Salerno 1 su 1, i parziali li abbiamo già letti prima, non è il caso di ripeterli perché ora dobbiamo seguire gli ultimi 4 minuti di questo confronto qui in via Aosta. 19:49 minuti primi, vi stiamo sempre trasmettendo in diretta su Eleven Sports qui da Casalgrande. Torneremo in diretta dal palazzetto Cheope, ribadiamo, l'11 febbraio, quando le beniamine di casa, la compagine ceramica, ospiterà Cassano Magnago. Ma intanto seguiamo gli ultimi istanti, gli ultimi minuti, gli ultimi scampoli di questo confronto con Salerno in avanti e Rocio Squiziato che non lascia scampo, una conclusione ficcante che non lascia scampo alla pur brava Valentina Bonaccini. Padana perde palla, ormai la stanchezza inizia a farsi sentire per le ragazze guidate da Marco Agazzani, che lo ripetiamo provengono comunque da una settimana piuttosto complicata dal punto di vista della condizione fisica. Vladimira Baiciova, sono 2 i suoi gol, compreso quello messo a segno pochi istanti fa. 22-31,
Ecco, è una padana che comunque non meriterebbe una sconfitta così ampia nel complesso, quindi la speranza del pubblico di casa è quella almeno di riuscire a contenere il passivo, di non subire una decina di gol di svantaggio come è avvenuto durante il confronto di andata nel settembre scorso al Palapalumbo. Ma intanto riparte Salerno in contropiede, Giulia Rossomando con la sua esperienza, con il suo tocco magico dall'ala, ancora una volta alla meglio su Valentina Bonaccini. 22-32, sono 10 le lunghezze, la padana continua a sbagliare in questo finale di partita, continua a buttare via palloni che comunque sarebbero importanti per onore ma per la differenza reti anche. 22-32 e Salerno con tutta calma. Salerno ha sicuramente ottimi motivi per essere soddisfatta questa sera, anche grazie all'ottimo contributo fornito da Iatne Rizzo Gomez, acquisto che almeno per quanto visto stasera si sta rivelando particolarmente azzeccato, un acquisto che sta mantenendo fede alle proprie credenziali, al curriculum con cui si è presentata a Salerno. 22-33 e questo, curiosità, è lo stesso risultato dell'andata in fotocopia a Salerno. Ecco, la IOMI si è imposta proprio per 33-22, risultato fotocopia quindi per il momento. Ultimi 120 secondi, ultimi due giri di lancetta, poi riepilogheremo il tutto e daremo la linea a Milano subito dopo. I saluti, ringraziamo intanto per averci seguito anche in questa serata, non andate via ancora perché per vedere il gol di Ilenia Furlanetto che porta a 6 il suo totale individuale, 24-33. Ora c'è Salerno in avanti, vediamo ora Salerno, ecco che manovra con Rizzo Gomez, vediamo la conclusione che va a segno ancora una volta, questa volta di Carmela Stellato, è il secondo centro personale per lei. Attenzione, c'è ora una giocatrice biancorossa a terra, rimasta a terra in seguito a un fortuito scontro di gioco, arrivano i soccorsi, beh, e speriamo che non sia nulla di particolarmente grave in primo luogo per lei personalmente, anche perché la padana ha già pagato dazio sufficientemente in questa stagione ai problemi fisici. Vediamo ora l'intervento dei sanitari quando manca un minuto e un secondo al termine dell'incontro, 23-34 il punteggio. Gioco momentaneamente interrotto, ecco, per prestare i soccorsi del caso a Francesca Franco, che in questo momento si rialza con le proprie gambe, probabilmente non giocherà quest'ultimo minuto, comunque sembra fortunatamente essere nulla di grave, anche perché quando entrano, meglio così, anche perché quando entrano i sanitari tornano alla luce antichi spettri, è meglio che non tornino. 23-34, nulla di grave, soltanto quest'ultimo minuto senza la vice capitana biancorossa, presumibilmente sarà così. Intanto nella padana c'è anche Elisa Rondoni in campo, anche lei giovane promettente nei ranghi biancorossi, è tornata a giocare da poco dopo anche lei un infortunio piuttosto lungo da smaltire. Entrambi in campo i due Rondoni, Furlanetto non trova il pertugio vincente per andare a segno. Segnaliamo anche la presenza in campo di Giulia Mattioli. Vediamo ora come si comporterà Salerno, vediamo ora se troverà lo smalto necessario per arrivare all'ultima realizzazione di questo incontro. Lo trova
colpo vincente messo a segno da Rufino Squiziato, che totalizza così 6 gol individuali. Si chiude così la partita, vedremo se ci sarà tempo per un'ultima conclusione da parte della Casagrande Padana, e così c'è un rigore, se ne incarica Giulia Mattioli, l'abbiamo appena menzionata. Giulia Mattioli contro Sara Di Giugno, vedremo chi avrà la meglio tra queste due giovani promettenti. Traversa e gol per Giulia Mattioli, che viene festeggiata da tutto il pubblico biancorosso e dalle compagne di squadra. Un rigore, se non altro, che contribuisce a rendere un po' meno amara questa sconfitta. E quindi, quando sono le 19:56 minuti primi, il finale qui dal palazzetto Cheope in Casalgrande. La Iomi Salerno ha superato la Casalgrande Padana con il punteggio di 24-35. Lo ripeto, 24-35. La Iomi Salerno ha espugnato quindi il Paracheope. Riepiloghiamo il tabellino per la Casalgrande Padana: 4 reti di Asia Mangone, 2 gol per Nicole Giombetti, 5 gol per Francesca Franco, 6 reti Ilenia Furlanetto, 1 rete Alessia Artoni, 4 gol di Marianna Orlandi e una rete a testa per Giulia Mattioli e Gaia Lusetti. Per quanto attiene invece la Iomi Salerno, 8 reti per la migliore realizzatrice dell'incontro, Iatne Rizzo Gomez, 2 gol Carmela Stellato, 4 per Ilaria Dalla Costa, 6 per Giulia Rossomando, così come per Rocio Squiziato, 2 gol di Vladimira Bajciova, 4 gol per Ramona Vesna Manojlovic e 3 reti siglate da Siriel Lauretti Matos. I rigori per la Padana: 7 su 8 per Salerno, 1 su 1. Ribadiamo i parziali: al decimo 5-4 per le biancorosse di casa, poi Salerno sempre avanti al 20esimo 7-11, al 30esimo 9-16, al 40esimo 14-20, al 50esimo 18-25, fino ad arrivare, come vi abbiamo detto poc'anzi, al 24-35 finale, che voi potete, immagino, leggere sui vostri monitor. E quindi vi diamo l'appuntamento con la prossima diretta qui dal Palazzetto Cheope all'11 febbraio, Casalgrande Padana contro Cassano Magnago, sempre in diretta su Eleven Sports. Ancora una volta grazie per la vostra cortesissima attenzione, e quando sono le 19:57 siamo pronti per dare la linea a Milano. Ancora grazie e buona serata a voi Milano.